È il momento di creare il Marcello Supremo, che in questo caso è pelato. Ma vabbè, dettagli. Ciao, io sono Pogodoggo e benvenuti in un nuovo video su Animal Revolt Battle Simulator. Vi dico solo tre cose: Marcello contro Godzilla. Vi consiglio di guardare questo video fino alla fine perché vedrete delle robe veramente assurde. Ho creato un Marcello immortale sparalaser, più o meno, con una padella. Fantastico. Come sempre in descrizione vi lascio il link di Instagram, Reddit, Discord e TikTok se volete andare a lasciare un follow in anche lì. Cosa importantissima: giovedì 26 maggio alle ore 18 ci sarà un evento sul mio server Discord, quindi affrettatevi ad entrare perché sarà una roba veramente figa. Ossia, faremo una specie di chiamata tutti insieme dove voi mi farete delle domande, io risponderò e questo video poi andrà su YouTube, anche se so già che usciranno delle robe abbastanza ambigue, ma sarà comunque una figata. In descrizione, come sempre, vi lascio anche il link del secondo canale, ossia Pogodoggo Shorts. E ovviamente, se il video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Siamo finalmente tornati nel mio gioco preferito, ossia gorilla con balestra e artigli che picchia T-Rex con tentacoli appuntiti. Neanche sotto acidi potrei immaginarmi una scena del genere. Tutto ciò è magnifico. Oggi andremo a creare l'unità Marcello, un'unità potentissima, e la faremo scontrare contro Godzilla, squali assurdi, robe veramente fuori di testa. Creeremo il Marcello Supremo da laboratorio, o almeno quella è l'idea. Poi potrebbe succedere di tutto. Tra l'altro, questo gioco recentemente è uscito dall'accesso anticipato, quindi sicuramente sarà migliorato un sacco. Abbiamo addirittura la modalità in prima persona in cui dobbiamo sparare ai dinosauri. Come si entra in prima persona? Vedo un dinosauro in lontananza. Sto iniziando ad avere paura. Aiuto! No, no, stai buono? Tu non mi hai visto. Ragazzi, non riesco ad entrare in prima. No, 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 fermo! No, 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 no. Stai buono? Cosa sta succedendo? Fermati, dinosauro! Non riesco. Ma mi ha ammazzato! Quindi sicuramente sarà migliorato un sacco. Cheat! Ho scoperto come entrare in prima persona. Fatti sotto, maledetto. Vieni qua, t'ammazzo. Vai, riprovaci un'altra. Da notare l'icona del tutorial della modalità storia. C'è un tizio pelato con una cartina in mano e dietro c'è King Kong zombie che gli sta indicando la strada. Io sono seriamente spaventato. Che problemi avete? Tranquillo, maialini, andrà tutto bene, non dovete avere paura, ok? Magari giusto un po', sono solo 200 scheletri di dinosauro che vogliono azzannarvi, ma niente di che. Vai, maialini! No! Oh mio Dio! Che schifo! Gli scheletri hanno mangiato i maialini! Erano buoni? Credo ce ne sia ancora qualcuno vivo. Sento il verso. Ho appena trovato il sopravvissuto. Cosa stai facendo? Ma si è già buggato tutto! Sto registrando da 2 minuti! Ma non è possibile! Dovevi farti mangiare! Non correre all'infinito contro un palo! Adesso sono curioso di vedere quanto ci mette King Kong a morire qui dentro. Io credo in te, King Kong. Riuscirai a sopravvivere. Più o meno. Ragazzi, ma è riuscito a scappare. Ma cosa sta facendo? Ma è diventato stupido. Kong! Ragazzi! È impazzito! Kong, ma che stai facendo? Ragazzi, credo si sia incastrato. Non riesce più ad uscire. È il momento di creare il Marcello Supremo, che in questo caso è pelato. Ma vabbè, dettagli. Adesso lo sistemiamo. Perfetto, il vestito è finito. Mamma mia, quanto è brutto. Gli mettiamo una bella corona, anche perché su questo gioco non ci sono i capelli. Immaginatelo come un multiverso in cui Marcello è pelato e domina il mondo. Aiuto, mi vengono i brividi solo a pensare.
annunciarlo. Sono fiero di annunciarvi che ho creato la prima padella esistente su Animal Revolt Battle Simulator. Fa veramente schifo, però almeno assomiglia ad una padella. Quello è l'importante. Sei pronta a sconfiggere Godzilla, squali giganti e tutti i mostri che ho scaricato come mod? Ti vedo un po' perplesso, ma lo prendo come un sì. Tra l'altro hanno aggiunto il megalodonte mutante. Io non ho parole. Cioè, ragazzi, guardate quanto è cattivo. E ha una bocca dentro una bocca. Ecco perché è uno squalo mutante. Che schifo. Vai, Marcello, ammazzalo. Ma com'è possibile? No! Lo ha mangiato e lo ha fatto scomparire. Dopo aver apportato un paio di modifiche al mio prototipo di Marcellum Padellum, è il momento di uccidere il megalodonte mutante. Puoi farcela! Adesso sei pronto! Vai, Marcellum Padellum! Come ha fatto a morire di nuovo? E poi da dove sono usciti questi artigli? Non dovevi avere solo la bocca nella bocca? Adesso anche questo? Ma non ti vergogni? Vai, Marcello! Io credo in... Sì! Sì! Non ci credo! Ce l'ha fatta! Guardate com'è fiero! Bravo, Marcello! No, non ti avvicinare con quella padella! Mi metti ansia! Vattene! Marcello! Oddio, mi ha sentito? Ma che problemi hai? Ragazzi, dite che così è un tantino... è un tantino esagerato per Marcello. Però potrebbe farcela. Io credo in lui. Vai, Marcello! Sì, ragazzi, ho tolto la padella e l'ho sostituita con due cannoni al plasma. Adesso sarà invincibile. Vai, Marcello! Oh mio Dio, lo ha one-shottato! Credo di aver appena creato l'unità più potente di tutto il gioco. Il Marcellum Padellum Cannonum al Plasmum. Ho dei seri problemi, devo ammetterlo. Scusate, ma Marcello contro DJ Music Man è solo per pura soddisfazione personale. Esplodi! Oh, che goduria! È stato bellissimo! È stato così soddisfacente! Non avrei mai pensato di dirlo, ma grazie Marcello! Adesso puoi anche esplodere. Da notare la grandezza di Godzilla, che è alto quanto 8 palazzi, e poi lì c'è Marcello che è più basso di una roccia. Fantastico! Vai Marcello! Distruggi Godzilla! Oh mio Dio! È un combattimento... Vabbè ragazzi, ma questa roba è senza senso. Marcello è imbattibile. Mi scusi, signor Godzilla, tutto bene? Ma dov'è Marcello in tutto ciò? Credo di aver appena trovato Marcello che sta cercando di compenetrarsi con Godzilla. Oh mio Dio, ce l'ha fatta. È riuscito ad entrare dentro Godzilla, più o meno. Ragazzi, io vi giuro che non sono pazzo, però ho scaricato uno scivolo gigante con degli spuntoni e con alla fine una testa di dinosauro. Tutto ciò è magnifico. Vai, potete farcela. Oh mio Dio, forse abbiamo un vincitore. Vai, piccolo dinosauro. Credo sia morto. Piano, piano. Oh mio Dio, lui ce l'ha fatta. O forse no, è morto anche lui. Vai, vai. Ma no, ma gli sei andato dritto in bocca. Ma sei scemo. Ragazzi, credo che il vincitore sia lui, che tra l'altro si è anche buggato. Voi vi starete sicuramente chiedendo: Poggo, ma cosa c'è di strano in questa mappa? A parte il maiale con le ali. Adesso vi faccio vedere, perché dentro questo ponte è nascosto un segreto leggermente ambiguo. Forse anche più di uno. In sella al suo destriero, catamarano. Scusate, dovevo farlo. Vai, puoi farcela!
Ecco, questo era il segreto nascosto dentro il ponte. Ossia queste bestie di Satana che ti prendono a manate se ci passi sopra. Guardate che ansia. Sia loro che le facce che hanno attaccato sulla schiena. Mi sto cacando sotto. Ho creato il mio personale esercito di scimmie. Ricordate ragazzi, scimmie unite, scimmie forti. Uga uga. Tra l'altro in tutto ciò io ho la finestra aperta, quindi non immagino cosa stiano sentendo le persone fuori. Va tutto bene, faccio lo youtuber, quindi tutto normale. Si muovono proprio come un esercito. Andate scimmie, forza. No. Ma dai, ma ragazzi. Ma siete un fallimento. Ma sono cadute nel primo buco. Ragazzi, dovevate completare il percorso, non uccidere quelli dentro. Perfetto, tutte le scimmie sono morte. Siete una delusione. Sì, parlo proprio con voi. Anche con te che mi stai fissando, stupida scimmia. No vabbè ragazzi, posso giocare questo percorso in prima persona. Non ci credo, ma è fantastico. Ma non mi ammazzano, mio Dio. Mi hanno ammazzato. Ma dai, devo smetterla di parlare. Che poi tra l'altro non vorrei dire, ma ieri ho scaricato la mod di Among Us. Il problema è questo. Da quale gioco di Among Us esattamente è uscita questa roba? Da quello del Deep Web? Perché altrimenti non si spiega una cosa del genere. Ma guardate quanto è brutto! Ma che ansia! È arrivato il momento della battaglia finale, ossia tutte le creazioni moddate contro il mio Marcello. Sarà un delirio e un devasto enorme. E ragazzi, credo di averne messi un po' troppi. Il mio PC sta andando esattamente a 3 immagini al secondo. Vai Marcello, distruggili tutti. Non succede. Ma se succede, cosa sta succedendo? Ragazzi, non sto capendo. Come Victory? Chi ha vinto? Loro o Marcello? Credo che questo sia il cadavere di Marcello. Poverino, ha fatto una bruttissima fine. Sto rafforzando le difese. Adesso siete circondati dai miei Marcelli. Non avete via di fuga. Morirete tutti. All'attacco! Ma come Victory? Ma sono ancora vivi Marcelli? Ma si è buggato tutto di nuovo? Ma no! Al prossimo video!